Abbiamo portato il festival alle Saline di Comacchio, dove i fenicotteri tornano al suono della musica, tornano al tramonto. C'è questo connubio di natura, musica, pace, è molto interessante e romantico. Arrivo a Ferrara, la città pentagona, dalle 100 meraviglie. Così la racconta il pittore e scrittore metafisico ferrarese Filippo De Pisis nei primi anni del Novecento. Una città che subito mi incuriosisce, tanto bella quanto misteriosa e lunare, dominata da una certa bizzarria che ha plasmato la fantasia degli artisti che vi hanno vissuto, da Ludovico Ariosto a Torquato Tasso. La città dell'addizione erculea che l'ha resa una capitale del Rinascimento europeo. Nei suoi vicoli e nelle sue strade riecheggiano le voci dei personaggi raccontati da Giorgio Bassani che sembrano abitarla ancora. Imbocco Corso Ercole Primo d'Este e per un attimo avverto l'eco della voce di Nicole e il rumore delle biciclette e dei suoi amici che raggiungono il giardino dei Finzi Contini. Una città enigmatica tra terra e acqua, dove spesso la nebbia ne confonde la percezione. Per chi è abituato a città capitali, vedendo Ferrara, ne scopre il fascino del silenzio, perché Ferrara contiene quasi silenziosamente dei capolavori. Questa città molto bella dal punto di vista architettonico e in certe zone priva di vita, cioè non c'è una manifestazione esterna, una città che vive più sull'interno in sostanza. Maurizio Bonora, ex insegnante di pittura e scultura nella Scuola d'Arte di Ferrara. L'interesse per l'arte come linguaggio, come storia, come identità, lo sento profondamente. Qual è la forma che più ama o nella quale si sente di esprimere meglio se stesso? Sicuramente la pittura, la scultura e l'incisione, quindi proprio le tre tecniche tradizionali, chiamiamo così. Ho avuto contatti con altre forme espressive, ma sostanzialmente questo nucleo è quello che mi rende più autonomo, indipendente e libero di esprimere. Lei viene da una famiglia di artisti. Il talento artistico, secondo lei, è qualcosa che si eredita? Ma io ho già un conflitto con questa parola, artista, nel senso che viene usata come parola magica per dire qualcosa che ancora bene non si sa che cos'è. L'arte, diciamo che è un livello di qualità e dovremmo usare la parola arte solo quando siamo ad un livello molto alto, cioè nel senso che equivale a grande cosa, ecco. Scopro che Ferrara è una città che divide.
Alle lodi garbate alla sua bellezza, a volte si oppone il sarcasmo di chi ne avverte una statica sonnolenza. Sono nato a Ferrara l'1/12/1940, però mi sento molto più romagnolo che ferrarese, perché mia madre è di Rimini. Io orgogliosamente sostengo un po' più la parte romagnola. Della ferraresità che cosa hai preso? Per fortuna poco, niente, perché Ferrara è una città molto chiusa. Ha delle cose uniche al mondo, perché qui abbiamo le prime strade moderne. La città di per sé è molto interessante, è molto bella anche, però il problema è la storia dei ferraresi, che è molto, non è così stimolante, perché al di fuori di Giorgio Bassani, che è stato uno grandissimo, non trovo spunti e stimoli, hai capito, e curiosità. È una città ferma, non ci sono energie, sono molto conservatori. E invece quello che ha prodotto Ferrara da un punto di vista culturale è superiore in assoluto in tutti i campi, nella musica Frescobaldi, nella pittura il Cosmetura, nel cinema Florestano Vancini, e poi con quello che ha voluto dire Ferrara per il metafisico, perché se De Chirico e Carrà non venivano qua non sarebbe saltato fuori quella qualità che è saltata fuori nella pittura e nella metafisica, capito? Io ho fatto un libro su Ferrara, uno dei primi, dove tutti mi dicevano: ma perché non c'è la gente? Io la gente non la vedo, ho detto. Io no. La gente, io la fotografo quando ha un senso, un significato. Se la gente non è, è come i ferraresi, che li vedi o non li vedi, la stessa cosa. Hai capito? Cosa ti ha avvicinato alla fotografia? Il bisogno di evidenziare certe cose. Io sentivo certe cose e avevo bisogno di comunicarle, queste cose qua. Le prime cose che mi hanno interessato molto, e anche da fotografare, è stata la realtà dello psichiatrico. Mi colpiva da matti che ci fosse questa realtà e nessuno ne parlasse o la proponesse. Io ho fatto i ragazzini dietro le sbarre, dietro le grate e dei manicomi. E allora ho usato la macchina fotografica proprio per divulgare queste realtà che non erano diffuse. Tu hai avuto una carriera comunque importante. Come è iniziata? È nato tutto dalla fotografia. Io feci le fotografie dell'Orlando Furioso e un giorno arriva una telefonata: sono la segretaria di Valentino Bompiani. Abbiamo saputo che lei ha fatto queste fotografie dell'Orlando Furioso e avremo piacere di parlare con lei e di vederle queste fotografie. E lì è nata la mia vita, perché andare a Milano è stata una roba. Io la sera andavo a cena con Iannacci, Toffolo, Dario Fo, hai capito? Milano era sta roba qua, che Ferrara non esiste, hai capito? Ferrara è una città strana, ineffabile, dove i protagonisti sono anche il vuoto e l'assenza. In questa atmosfera rarefatta c'è però una costante che ne ha determinato la storia e il fascino senza tempo. È il fiume Po, con il suo delta e i suoi magnifici rami. Un mondo parallelo che, nonostante i problemi ambientali, continua a regalarci storie ed emozioni mozzafiato. Raggiungo la Darsena di San Paolo a due passi dal centro storico. Incontro Sergio, un esperto del territorio. Sono Sergio Fortini, sono nato a Ferrara, sono un progettista e faccio parte di un gruppo di lavoro che si occupa di architettura e di urbanistica. Quello che mi appassiona del mestiere d'architetto è che, facendo bene questo mestiere di base, si riuscisse a fare politica. Fare politica nel senso più alto del termine, ovvero contribuire al benessere delle comunità. Qual è la tua Ferrara? La mia Ferrara è una città schiva che si fa scoprire poco a poco e che non ama apparire, ma ama galleggiare. Galleggiare non solo perché è appunto un territorio tra terra e acqua, ma ama la sospensione, ti regala scenari
infiniti di suggestioni, di sogni e di proiezioni. La sospensione ha fatto forse anche la fortuna narrativa di questa città, dai racconti di Bassani al cinema di Antonioni, passando per la metafisica di De Chirico. Ho chiesto di incontrarci qui, nella darsena di città, accanto al fiume, perché credo che questo sia un luogo cruciale nella storia passata e futura della città. Credo che questo luogo, segnato dalla presenza del fiume, possa rivivere e diventare un fulcro nevralgico per la città dei prossimi anni. Il rapporto tra i ferraresi e questo fiume è un rapporto talvolta conflittuale. Questo perché per tanto tempo, fin dalla sua genesi, il fiume ha decretato la nascita della città e il suo sviluppo. Poi, a un certo punto della storia di Ferrara, che potremmo individuare con l'inizio del Novecento, il fiume ha iniziato a perdere importanza e la città ha un po' voltato le spalle al fiume. La città si è ampliata, si è ribilanciata. L'importanza di questo ribilanciamento è dimostrata anche dalla dizione erculea stessa, perché dalla fine del 1400, sostanzialmente, la guerra del sale tra ferraresi e veneziani sta tra il 1482 e il 1484, e noi ferraresi prendiamo una grandissima batosta. Gli estensi si accorgono che probabilmente è meglio rifortificare il fronte nord della città. La grande intuizione è stata quella di costruire un brano di città vero e proprio. Allora, Duca di Ferrara, Ercole I d'Este, mette in piedi questo straordinario progetto, utilizzando anche il genio di molte maestranze, tra cui il capocantiere che era Biagio Rossetti, decide sostanzialmente di raddoppiare la dimensione della città, almeno fino alla fine del 400, divisa solo in questa parte medievale, quindi la parte meridionale, e poi è come se la cartina fosse stata raddoppiata. E lì nasce la dizione erculea e anche l'immaginario della dizione erculea, che è stato poi studiato nei secoli come esempio di prima urbanistica internazionale. Io sono Matteo Provasi, sono un ricercatore di storia moderna. A me è sempre piaciuta molto la storia. Credo che alla fine studi il passato per poter indossare degli occhiali attraverso i quali mettere il mondo in prospettiva e vedere anche al di là delle apparenze. Il Rinascimento è uno dei momenti alti, no, della tradizione culturale, artistica e storica dell'Italia del tempo. Le corti italiane del Rinascimento erano un vero e proprio modello e Ferrara è una delle grandi capitali, no, del Rinascimento europeo. Proprio in questa fase che il mecenatismo artistico, l'importanza di avere grandi letterati, grandi pittori, grandi architetti alla propria corte, diventa uno strumento di preminenza e superiorità e prestigio a livello politico. C'è un famoso murale delle vie centrali della città che recita: all'inizio del Cinquecento Ferrara era New York. Le feste alla corte di Ferrara erano in qualche modo conosciute in tutte le capitali d'Europa, se ne parlava. Una delle dimore ferraresi dedicate allo svago è Palazzo Schifanoia, così chiamato per schivar la noia, celebre per i suoi affreschi e il Salone dei Mesi, decorato dai maggiori pittori dell'epoca. Qui c'era in realtà un'isola all'interno del corso del fiume Po, che era l'isola del Belvedere, che era uno dei classici luoghi nei quali gli Este portavano i propri ospiti per svago, divertimento. Nel corso del Rinascimento, in realtà, il delta del fiume aveva alcuni rami che erano dichiaratamente all'interno del Ducato di Ferrara, e c'era un ramo che scorreva proprio all'interno della città. Anche la toponomastica ce lo richiama. Oggi una delle vie principali della città è via Ripagrande, e lì c'era proprio in qualche modo la riva del passaggio del fiume. La
lascio la città per raggiungere l'antica banchina portuale di Ponte Lagoscuro. Oltrepasso il ponte ferroviario a cavallo del grande fiume e osservo la Nena, una vecchia imbarcazione dedicata ad escursioni sul delta del Po. Mi chiamo Antonella Antonellini. Nella vita ho fatto tante cose. Adesso mi occupo di raccontare storie ai bambini, faccio spettacoli di teatro per bambini. Io sono Georg Sobel, sono di origine tedesca. Sono venuto in Italia attraverso un gemellaggio tra la mia università e l'università di Urbino, dove appunto studiavo Antonella sociologia. Dopo un anno e mezzo ci siamo trasferiti a Ferrara, perché era il nostro grande sogno di fare una vita da artisti, in particolare di occuparci di teatro. Oggi mi occupo principalmente del Battello Nena, che ho inventato insieme ad Antonella 17 anni fa. Per noi è stata una sfida vera e propria, che è partita da zero. Ancora oggi non saprei guidare un barchino con un fuoribordo, detto. Ma la Nena sì. La Nena chi era esattamente? La Nena è la Nazarena Casini, una signora che ha fatto la traghettatrice e la pescatrice per tutta la sua vita. È stata lei l'unica che ha proseguito il lavoro del padre, che era proprio quello di portare la gente da una sponda all'altra del fiume con una barca a remi. Ha sempre vissuto in simbiosi col suo fiume, col Po. E quindi ci siamo identificati in lei, e il messaggio che lei ha lanciato al mondo era quello che noi volevamo continuare a divulgare. Questo vivere in un senza prevaricare la natura, ma vivere con la natura, insieme. Quindi la barca l'abbiamo concepita proprio come una ludobarca fluviale per poter riportare i bambini a vivere questa esperienza di immersione nella natura, questa esperienza di libertà totale e di scoperta. E quindi la Nena è nata attraverso tutti questi piccoli sogni che avevamo e si è realizzata appunto così. La nostra forza è quella di essere dei sognatori, e quindi siamo riusciti a superare momenti anche di grande difficoltà, momenti in cui era difficile navigare, in cui la chiusa non si apriva. Sentiamo di anno in anno più la crisi climatica. Nel 2022 siamo stati esclusi dal fiume Po per 6 mesi su 8, dove non si navigava più sul fiume Po, lo si attraversava a piedi. Cosa rappresenta per voi il fiume Po? Il Po per me è sempre stato un luogo magico, un luogo da scoprire, un luogo da vivere, un luogo anche di meditazione, è un luogo di libertà, nel senso che se io mi siedo di fronte al fiume, i miei pensieri cominciano a scorrere, e quindi è una forma di libertà proprio mentale anche. Ed è la possibilità del viaggio, la possibilità di partire, la possibilità di arrivare. Scherzosamente dico delle volte che il fiume Po è l'antidepressivo per chi deve vivere, è condannato a vivere in pianura padana, una terra senza orizzonti, quindi salire sull'argine per me è un sollievo enorme. Io vado a cercare l'argine, quindi la vista sul fiume, che è il luogo importante per me. Mi fa sognare l'idea che tutta questa acqua va verso il mare in assoluta libertà. Siamo alla Gigina. È stata aperta nel 1901 dai miei bisnonni. Io sono nato qua dentro. Lei quanti nomi ha? Due. Come mai? Mia mamma, quando era in ospedale per partorirmi, aveva un'infermiera che ha pregato mia mamma di mettermi il nome del suo fidanzato, che era disperso in guerra, e mi ha chiamato Giampaolo. Quando mi hanno battezzato, mi hanno messo Franco, che era il cugino di mio padre, disperso in guerra. Per me, io sono Franco. Non voglio essere Giampaolo. Io alle volte ho la sensazione che quella persona sia dentro di me, che io molto spesso mi ci trovo in contrasto. Io voglio fare una cosa e pretende che ne faccia un'altra. Era praticamente campagna, lucertole, rane, rospi, bisce, erano i nostri giocattoli.
il canale è stato la mia piscina, è stata la mia dispensa, è stato tutto, perché tutto si faceva, ma tutta Ferrara è cresciuta sulle rive di questo canale. Era il nostro mare, era bello perché c'erano anche dei chioschi che vendevano le granite, le aranciate, capisci? Il nostro cortile davanti c'era un binario, quindi passava questo treno, che era un treno merci ovviamente, siccome il treno aveva degli orari abbastanza regolari, c'erano i tavolini anche sul binario. Quando passava il treno, ognuno prendeva il proprio tavolino, la propria sedia, se la spostavano con tanta allegria, che era una festa. Anche Giorgio Bassani, nella sua produzione letteraria, ha dato voce al proprio rapporto con il fiume Po. Nel suo ultimo romanzo, L'Airone, il protagonista compie un viaggio lungo le valli del Po di Volano. Sembrerebbe per una semplice battuta di caccia, in realtà è un viaggio per alleviare il suo disagio esistenziale. Attraversò rapidamente il borgo semideserto, varcò adagissimo, come raccomandava un cartello, il ponte sospeso sul Po di Volano. Romanziere e poeta ebreo, antifascista militante, Giorgio Bassani racconta Ferrara attraverso il punto di vista dei suoi personaggi, che sono per lo più degli esclusi, per ragioni politiche, razziali o di orientamento sessuale. Che dice? Non ho gli occhiali. Dice che da oggi i matrimoni misti sono proibiti e che i nostri figli sono esclusi da tutte le scuole statali. E Giorgio, la laurea? A meno che. A meno che? Sì, a meno che uno non abbia grandi meriti patriottici fascisti. Ma tu sei iscritto al fascio? Sì, sì, lo so, ma non basta. Tra le mura del cimitero ebraico incontro una poetessa, appassionata lettrice dell'opera di Giorgio Bassani. Io sono Monica e sono una specie di viaggiatrice. Mi sento a mio agio in una dimensione della vita che è sempre in qualche modo un filo fuori dalla quotidianità. E quindi per me anche leggere o entrare nei testi di Bassani non è una lettura, è una forma di vita. Siamo al cimitero ebraico di Ferrara, anche chiamato l'Orto degli Ebrei. Io lo frequento perché quando ho bisogno di un momento di raccoglimento, anche di una passeggiata silenziosa, come capita, questo è il mio posto preferito, direi. Ora noi siamo accanto appunto alla tomba di Giorgio Bassani. Che sensazione ti dà essere qua? È come se si percepisse un po' il suo sguardo sulla città, da questo angolo intimo in qualche modo. La Ferrara di cui parlo è una città vera, esattamente, certamente esistita e non soltanto immaginata. Ora, intendiamoci bene. Non è che io non mi sia permesso delle libertà. La Ferrara che io amo penso sia molto influenzata proprio da quello che Bassani ha raccontato di Ferrara. C'è qualcosa che scopri di te che è la città a rivelare. È interessante anche vedere dove si muovono i suoi personaggi, che sono queste figure che per tutti noi ferraresi ancora sembrano abitarla, no? Quando è che hai scoperto Bassani? L'ho scoperto relativamente tardi, negli anni dell'università, il Giardino dei Finzi Contini, però dopo lì è stato, come dire, un amore sconfinato. Ad esempio, il Giardino dei Finzi Contini non è mai esistito in fondo a Corso Ercole I, sulla sinistra. C'era però lo spazio verde di cui parlo, esisteva l'area. Io penso che quando si parla del giardino si entra proprio nel cuore della poesia di Bassani, quindi
ci si deve arrendere a una cosa secondo me splendida, ovvero che Bassani ha creato questa enorme metafora poetica che funziona nell'immaginario di chiunque e che in realtà è molto rappresentativa di Ferrara pur non essendo reale per come lo descrive lui. Perché se la si guarda dall'alto, Ferrara ha tantissimi giardini interni, ha tantissimi polmoni verdi che non si vedono da fuori. C'è una scena che hai amato particolarmente del libro e della trasposizione di De Sica? Ce n'è una che mi ha sempre colpito, che è proprio alla fine, dove c'è questo protagonista che è stato, diciamo, escluso dalla casa dei Finzi Contini, è stato allontanato da Nicole e quindi soffre pene d'amore. No? E c'è questa scena finale dove cammina molto sconsolato, ovviamente, immaginandosi che dentro la villa dei Finzi Contini ci sia Malnate, l'uomo amato da Micolpo. E quindi c'è lui che vaga in questa serata così fredda e dice che si sente come un fantasma trascorrente, come se avesse perso consistenza quasi. Nel film questa scena per Bassani e anche per me è tradita, nel senso che si vede proprio Nicole con Malnate in un momento tra l'altro molto intimo, quindi come se il film avesse esplicitato qualcosa che Bassani lascia all'immaginario del personaggio e quindi anche nostro, perché a Bassani non interessa raccontare da dentro i personaggi, quindi se i suoi personaggi stanno immaginando qualcosa ma non lo sanno per certo, proprio il contrario di quello che farebbe lui nella narrativa è esplicitare questa parte, perché lui diceva sempre i personaggi sono come le persone, sono indecifrabili. È ovviamente molto poetico perché tutto viene lasciato all'immaginazione. Proseguo il mio vagabondare per le strade di Ferrara e raggiungo le mura che racchiudono la città. Mi colpiscono per la loro bellezza e per come si confondono con la vegetazione che le circonda. Tra il verde degli alberi incontro un ferrarese doc. Mi chiamo Filippo Vendemmiati, sono un giornalista e regista documentarista della RAI. Lavoro a Bologna ma sono nato a Ferrara e sono fuggito da Ferrara in qualche modo 30 anni fa per amore. Ferrara non mi ha mai perdonato questa fuga, per cui quando ritorno a Ferrara c'è sempre un rapporto conflittuale come di un amante lasciato, come di un amore tradito. A volte ho quasi l'impressione di tornare e di essere quasi un turista e questa è una cosa che non sopporto. Qual è l'anima di questa città? Beh, una delle anime che io riconosco di più è il silenzio. È una città fatta di persone silenziose che usano la parola con molto garbo. Passeggiare di notte a Ferrara nel quartiere ebraico, nelle vie della zona medievale e sentire il rumore dei passi è una cosa che mi dà una sensazione che non provo raramente in altre città. Pensi che questa città del silenzio in qualche modo abbia influenzato il cinema di Antonioni? Io ho un rapporto un po' traumatico con Antonioni, perché mio padre mi portò al cinema Santo Spirito dove si proiettava Cronaca di un amore. Allora a 18-19 anni lo trovai insopportabile, di una pesantezza mostruosa. Quindi, però ecco, io di Antonioni, che poi ho amato molto, preferisco Zabriskie Point, Deserto Rosso e quello che giudico il suo capolavoro, che è Blow Up. Se dovessi citarti un regista ferrarese a cui sono molto legato anche affettivamente e anche forse come percorso professionale, ti cito Florestano Vancini. La lunga notte del 43 è il film che nella mia vita ho rivisto più volte
e che rivedo tutte le volte quando passo lungo Corso Martiri della Libertà e dalla parte del castello vedo la farmacia dove Barillari guarda e dove vide l'eccidio. Assassino! Assassino! Falci! Lo giudico un film straordinario, è il film che mi ha formato e che ancora oggi mi emoziona di più. La farmacia c'è ancora, c'è ancora la finestrella là sopra e c'è sempre Barillari che guarda tutti quelli che passano. Miglior documentario di lungometraggio 2011 è stato morto un ragazzo di Filippo Vendemmiati. Filippo Vendemmiati. Come mai a un certo punto della tua vita hai cominciato a voler raccontare delle storie appunto nel formato del documentario? Beh, è nata qua, proprio lungo queste mura, ed è nata per una tragedia che è successa qua dentro questa città. Il caso che il tribunale deve affrontare riguarda la morte di un diciottenne, studente incensurato, integrato, di condotta regolare. Una storia che in qualche modo mise in crisi profonda anche il mio rapporto con il mio mestiere, con il giornalista. I diciottenni di tutte le epoche possono morire a quell'età. Pochissimi, o forse nessuno, muore nelle circostanze nelle quali muore Federico Aldrovandi, all'alba, in un parco cittadino, dopo uno scontro fisico violento con 4 agenti di polizia, senza alcuna ragione effettiva. E allora sentì il bisogno fisico anche, che con gli spazi che il telegiornale mi dava non mi bastavano, che per una volta dovevo raccontare la storia dall'inizio alla fine. E non potevo tralasciare dei particolari, perché questa storia era una storia che aveva molto a che fare con la giustizia, con la mia città e con me stesso, e che non poteva passare impunita. Questa fu una storia che ebbe un impatto grandissimo, perché per la prima volta ci fu una denuncia così chiara e visibile di un sopruso commesso dalle forze dell'ordine. Forse non ci crederai nemmeno tu, ma quella notte la morte aveva una divisa blu. Una storia che mi è rimasta dentro profondamente, anche a livello personale e anche nel rapporto con la città. Perché la città si è molto divisa su questa vicenda, no? La storia poi presenta tutt'oggi dei lati molto oscuri che non sono e non potranno mai più essere chiariti. Fondamentalmente noi non sappiamo quali furono le ragioni di questo screzio, no? Tra Federico e i poliziotti. Quindi, questo film per me è stato come un boomerang. Nel senso, io l'ho lanciato e poi ha girato, però ogni tanto mi torna indietro, mi colpisce e mi fa molto male. Infatti, se la vicenda l'ho chiamata è stato morto un ragazzo, il sottotitolo è stato morto un giornalista. Giustizia per Federico! Per Federico! E con il film c'è questa foto che mi ha dato il papà di Federico, dove c'è Federico vestito con la maglia della SPAL. E oggi la curva ovest in tutte le partite porta ancora la bandiera con l'immagine di Federico Aldrovandi. Parliamo un attimo della SPAL invece. Aia. Che ricordo hai di quel mitico giorno, cos'era, il 2017? Sì, dovetti fare una diretta sulla promozione della SPAL, perché dopo 50 anni la SPAL è in Serie A. Quindi seguì in un pub la partita e poi feci la diretta dal castello con il mitico Barillari, che probabilmente guardò anche quello. E io mi ricordo che mi lasciai andare, dissi apertamente, anche chi vi parla è sopraffatto dall'emozione, perché in quel momento la prima persona che mi viene in mente fu mio padre. C'è una storia che mi colpisce particolarmente e che si svolge negli anni della Prima Guerra Mondiale. Riguarda l'arrivo a Ferrara nel 1915 dei fratelli Giorgio e Andrea De Chirico, noto quest'ultimo col nome d'arte di Alberto Savinio, dedito più alla scrittura e alla musica che alla pittura.
vengono esentati dal servizio militare per problemi di salute. È l'inizio di un'importante stagione dell'arte italiana che trasformerà la piccola e provinciale Ferrara nella città della metafisica. Presto si uniranno a loro i pittori Carlo Carrà e il marchesino Filippo De Pisis. Mi interessò la città subito perché vidi dei monumenti e tutto un aspetto che per me era sconosciuto. Mi interessò soprattutto il castello Estense, la piazza Ariostea ed altri monumenti. E cominciai a dipingere alcuni quadri appunto ispirati da questo aspetto della città Estense. Io non sono uno storico dell'arte, quindi io guardo l'arte dei metafisici ferraresi con l'occhio della psicobiografia, della psicoanalisi. Sono Adello Vanni, di professione psichiatra e psicoterapeuta. Di Chirico aveva sicuramente un disturbo di personalità narcisistico, con alcune venature paranoidee. Lui stesso dice che era affetto dallo spleen, dalla nera melanconia e anche da dolorosi disturbi intestinali, quindi mi sono fatto un profilo psicologico di questi personaggi che hanno animato la metafisica ferrarese. Loro erano raccomandati e quindi nel 1917 vennero ricoverati al centro neuropsichiatrico di guerra di Villa del Seminario, dove hanno a disposizione la stanza degli ufficiali e possono parlare di arte, ricevere gli amici, fare dei quadri bellissimi, però a 100 metri di distanza c'era proprio il dolore delle persone nevrotizzate da guerra sotto shock da bombe. Che cos'è che ami nella pittura metafisica? Io amo gli enigmi e i rebus. De Chirico, ma anche Carrà, De Pisis, vanno alla ricerca di ciò che è al di là dell'apparenza. Facendo questo entrano nel campo del preconscio. Loro raccontano i misteri nascosti dietro l'apparenza della quotidianità. L'arte è riparativa, ti mette tutta una serie di simboli attraverso cui raccontano le loro vicissitudini e anche come le hanno superate. Giorgio De Chirico, nelle sue memorie, scrive che a Ferrara si avverte tra le persone una certa pazzia. In che senso? La pazzia nei ferraresi viene descritta sia da De Chirico che da Savinio, che da Filippo De Pisis. De Chirico chiede al direttore del manicomio, il professor Ruggero Tambroni, come mai i ferraresi hanno una follia più frequente rispetto ai parigini, ai milanesi. Il professor Tambroni dice, è colpa della canapa. Allora Ferrara era circondata dai campi di canapa, però i contadini avevano scoperto che quando si tagliava la canapa, un certo grado di ebbrezza arrivava al cervello, per cui, secondo De Chirico, la follia, le stranezze dei ferraresi si potevano spiegare con le esalazioni delle fiorescenze della canapa. In questa città solitaria, dalla geometrica bellezza, come la definivano i pittori metafisici, incontro un ferrarese sui generis, amante della musica e musicista a sua volta. Si chiama Stefano Bottoni e nel 1988, nella sua fucina da fabbro, ha inventato il primo festival internazionale per musicisti di strada. Molti mi dicono che sono un incallito romantico sognatore, incallito. Questa è la mia officina da sempre, dove, come diceva Totò, io nacqui fabbro. In maniera fantastica qui mi sono trovato musicista
senza essere un musicista nel vero senso della parola. Quindi ero fabbro la mattina e cantautore di allora al pomeriggio, con gli amici che ci si trovava qua in questo luogo, che apparentemente sembra freddo, ma quando avevi una chitarra, una piccola birra e un salamino, qui si faceva aggregazione. Come succede che a un certo punto ti viene in mente di creare un festival di musicisti di strada? Ero a Copenaghen e vidi un gruppo che suonava in una piazzettina e mi aveva colpito la semplicità del momento, con il pubblico intorno. Poi un giorno chiamai un'amica che studiava a Londra e le chiesi come li chiamano lì i musicisti di strada. Mi chiamò dopo due giorni, qui al Covent Garden li chiamano busker. Era perfetto. Le chiesi lo spelling, B-U-S-K, quello che vedete qua. Io sono Rebecca Bottoni e come lavoro organizzo il Ferrara Buskers Festival. Sono figlia di Stefano, che è un onore e a volte sono figlia di Stefano. Chi sono i buskers? Chi sono i buskers? Una domanda che mi fanno spesso. I buskers sono coloro che portano meraviglia, che portano stupore, perché noi non sappiamo chi sono i buskers. Ma la maggior parte del pubblico, quando viene a vedere i buskers, non conosce il nome di quell'artista, di quel musicista, quindi lo scopre mentre è qui. L'effetto buskers è la capacità di coinvolgere il pubblico, è una scintilla che si crea. Vi faccio un esempio, se suono in strada e faccio un'esecuzione perfetta, ma non sto guardando intorno a me chi c'è, chi non c'è, perché a me interessa solo eseguire quel brano nel migliore dei modi, non sono un busker. Se sbaglio anche qualche accordo, ma sto dando felicità ai passanti e sto trasformando quel passante in spettatore, che è questo il clou della questione, cioè trasformare qualcuno che non è lì per te in qualcuno che ti ascolta, prende parte del suo tempo da dedicare a uno sconosciuto. Quello è essere busker. Io ho sempre vissuto, da che ho 9 anni, all'interno di questo festival, che è una commissione di culture, di nazionalità. Ferrara, durante il Ferrara Buskers Festival, diventa veramente un teatro a cielo aperto. Diventa quella idealizzazione che vorremmo avere nella vita, no? Di culture differenti che stanno in pace. Mi racconti la prima edizione del festival? La prima edizione è stata un'edizione sconvolgente, 1988. È stata un'edizione surreale perché il pubblico si avvicinava senza avere mai capito cosa fosse il musicista di strada. E mi trovavo con centinaia di persone che venivano dentro, che non venivano dentro per Ligabue, venivano dentro per dei musicisti che a malapena conoscevamo noi. Il mio primo ricordo è di, forse avevo avuto appunto 9 anni, in cui mio padre mi dice che quell'anno non andiamo al mare. Ma lui mi disse: verranno dei musicisti, così io ovviamente pensavo degli amici musicisti a cena, a trovarsi, e non dei musicisti che avrebbero suonato lungo le vie della mia città. Poi Lucio Dalla ci mise di suo un pomeriggio di novembre, entrò qui dentro insieme a Mauro Malavasi, così, e incominciò a suonare tutti i martelli che avevo qua. Suonava sui vari pezzi di ferro e canticchiava a modo suo. Prima di salutarci mi disse, uscendo, se riuscirai a fare questo festival, chissà che non venga a suonare. Quel pomeriggio dell'89 le persone passavano in una piazzetta qui di Ferrara e sentivo che dicevano: c'è uno che suona come Lucio Dalla. No, era Lucio Dalla che suonava il clarinetto insieme a un gruppo di musicisti di strada. Che cos'è che ami del tuo lavoro? Quello che mi piace del mio lavoro è forse riuscire a pensare, ad avere un'idea e realizzarla e metterla in pratica e pensare che tutto sia possibile. Perché ho visto che poi quando un fabbro gli viene in mente di portare musicisti di strada in una città di provincia nell'88, è ovvio che io penso che tutto sia possibile. La musica è una costante che accompagna anche un pittore locale, un artista sensibile e dal tocco leggero.
Quando dipingo ascolto Bob Dylan. Una volta l'ho ascoltato e è successo qualcosa, da quel momento è sempre stato, lo seguo, mi piace. Vivere in un mondo dove c'è Bob Dylan per me vuol dire avere, vivere in un mondo più volentieri. Com'è nata la tua passione per la pittura? Devo nominare l'espressionismo astratto americano, quindi gli anni 40-50 e quindi quei nomi che hanno portato poi in quel periodo gli Stati Uniti a primeggiare rispetto al mercato, per esempio De Kooning, Motherwell, una donna in particolare, Helen Frankenthaler, sono i pittori che mi hanno toccato di più in generale. Da lì vengo fuori, posso dire. Un quadro a me piace se trasmette qualcosa come entità sé stante, cioè te vedi qualcosa che ti dà delle emozioni, molto praticamente perché probabilmente delle linee, dei segni visti mentalmente ti fanno succedere qualcosa, quindi è figlia di un'intenzione immediata, ma per fare quella cosa bisogna che sia a posto. C'è Castaneda che lo chiama quello che abbiamo intorno. Hai bisogno di una spatola, bisogna che quella spatola in quel momento la trovi, è pulita, cioè non deve essere una spatola, deve essere già pronta. Vuol dire lo studio ha una sacralità assoluta. Jung, lo psicologo, diceva che fare ordine è una delle maniere più acute per risolvere le proprie nevrosi. Raggiungo una delle 100 meraviglie della città, forse la più bella. È il Palazzo dei Diamanti, rivestito da 8.500 pietre a forma per l'appunto di diamante. Oggi questo gioiello rinascimentale ospita la Pinacoteca Nazionale di Ferrara. Tra gli anni 60 e gli anni 90, sotto la direzione artistica di un illuminato intellettuale come il maestro Franco Farina, il Palazzo dei Diamanti divenne un polo museale d'avanguardia e Ferrara la capitale italiana dell'arte contemporanea. Franco Farina, infatti, coinvolse nel suo progetto culturale interpreti della scena artistica internazionale, giovani emergenti e icone della modernità, come Man Ray e Andy Warhol, che espose a Ferrara nel 1975. Io mi ricordo il giorno dell'inaugurazione, la strada era stracolma di persone e scese da questo automobile questo personaggio stranissimo, lampato, con questo strano parrucchino giallo. Andy Warhol presenta a Ferrara una sua produzione inedita, Ladies and Gentlemen, una carrellata di queste meravigliose immagini di travestiti afroamericani, portoricani, che in qualche modo anticipano l'estetica e l'autorappresentazione della comunità LGBTQ+. Come mai Andy Warhol accetta di venire in una piccola città come Ferrara? Questa è la scommessa vinta da Franco Farina, fare di Ferrara una delle piccole capitali del contemporaneo. Palazzo dei Diamanti negli anni 70 diventa anche un centro di sperimentazione artistica per la videoarte, grazie a Lola Bonora, straordinaria protagonista della vita culturale ferrarese, nonché moglie del maestro Franco Farina. Dietro queste mura vi era il centro attività visive che apre i battenti del 68, che viene calcato da personalità internazionali come le performance di Marina Abramovic e Ulay. Tengono una performance storica del loro repertorio che è Relation Work. Il
Lola Bonora. Nel 77 apre anche la Sala Polivalente, uno spazio dedicato proprio alle attività performative. Una sezione dedicata agli artisti che volevano sperimentare il videotape come strumento espressivo. Io ero un giovane e mi piaceva disegnare, scolpire, modellare. Quando il Centro Videoarte ha cominciato a sviluppare un rapporto con gli artisti, lì mi sono infilato e lì ho voluto esserci. Per me è stata una rivelazione la produzione di opere in cui il video e la forma convivono insieme. La videoarte è l'espressione più alta, quando lo è, della ricerca artistica e estetica che utilizza l'alta tecnologia. Da 13 anni, qui al Centro Videoarte di Palazzo dei Diamanti, legato alla Galleria d'Arte Moderna, c'è una piccola fucina di cervelli, di tecnici, di artisti, e che oggi si sono imposti con i loro prodotti in Italia e all'estero. Lei è il fratello di Lola Bonora. Mi potrebbe fare un ritratto di Lola? Lola è quella che ha anticipato tante cose, nel senso che lei è cresciuta proprio dalla vita, ha visto l'uomo com'è. Questa visione realistica le ha dato una base, una struttura che era particolarmente produttiva nel campo che poi lei ha scelto, insomma, quello della videoarte. Poi le figure di Franco Farina e di Lola Bonora sono figure mitiche. A Ferrara sono sempre state figure mitiche e anche per me sono state figure mitiche che rappresentavano veramente due figure quasi paterne e materne, ecco, da punto di vista artistico. Due parole sull'incontro tra Franco Farina e Lola Bonora, queste due grandi personalità. Un incontro molto fortunato, mi pare. Diciamo di sì, avevano un segreto per andare d'accordo. Ognuno abitava in una casa diversa. Rispetto, collaborazione, ma sostanzialmente le decisioni, la direzione importante era responsabilità di ciascuno, e quindi il segreto era l'autonomia. Il silenzio di Ferrara produce suoni inaspettati, dalla musica dei Baskers a quella che si suona in periferia, al circolo Arci Meta, dove giovani musicisti suonano e cantano con il coro delle Mondine di Porporana. Mi chiamo Diego Franchini, progetto musicale si chiama Banadissa, è un progetto che fonde, diciamo, elettronica e folklore. Quando Diego mi ha chiamato proponendoci questa collaborazione, noi ne siamo state entusiaste. Nessuno di noi è un artista, noi cantiamo per passione. Io ho lavorato come mondina a 14 anni perché c'era tanta miseria. Vengo da un paese del Basso Veneto, Polesano, la cultura contadina è stata parte della mia vita e queste collaborazioni l'hanno riportata in luce. Io vengo da una zona che non è Ferrara, però in un certo senso i canti che facciamo qui sono un po' gli stessi della mia nonna, che era una contadina e ha lavorato anche lei nelle risaie. È bello vedere che questo c'è quasi un sangue comune della terra che passa attraverso il canto, attraverso la tradizione soprattutto orale. Con il suggestivo coro delle Mondine si conclude il mio viaggio a Ferrara. Lascio la città e penso che in fondo il silenzio non è il vuoto, ma un rumore nascosto dietro la discrezione delle persone, le mura dei palazzi e il verde dei giardini.